C'è anche una pratese tra le decine di persone in tutta Italia chiamate a rispondere di diffamazione aggravata nei confronti di Don Massimo Biancalani, il sacerdote di Pistoia, tra i protagonisti più attivi dell'accoglienza degli immigrati nella comunità di Vicofaro. La donna, 52 anni, dovrà comparire il 6 ottobre davanti al Tribunale di Firenze dopo che la Procura ha firmato il decreto di citazione a giudizio. Con la pratese dovrà comparire anche un 42enne di Empoli, anche lui accusato di aver diffamato Don Biancalani attraverso post e vignette pubblicate su Facebook. I fatti contestati risalgono al periodo agosto-settembre 2018. Bersaglio della diffamazione insieme a Don Biancalani, un giovane del Gambia, ospite della comunità di Vicofaro. Entrambi si sono costituiti parte civile e sono assistiti dall'avvocato Stefano Lorenzetti di Prato. La donna pratese condivise sul suo profilo Facebook una vignetta che riproduceva un fotomontaggio che ritraeva il gambiano con la deputata Laura Boldrini e un dialogo in cui si lodava il doppio lavoro del giovane, spacciatore di giorno e ladro di notte, e poi altri episodi legati alle offese che la donna ha espresso comunicando con più persone sui social, al centro delle conversazioni l'attività di accoglienza promossa e svolta da Don Biancalani. Offese anche sulla pagina Facebook dell'altro imputato, a cui però viene contestata solo una circostanza, per entrambi anche l'aggravante di aver macchiato la reputazione di una persona rivestita della qualità di ministro del culto cattolico. Nel tempo sono state decine le ingiurie, minacce e diffamazioni raccolte da Don Biancalani spulciando i social e altrettante le denunce presentate che alla spicciolata stanno approdando nei tribunali, diverse le sentenze di condanna già pronunciate.